Gesù presentato al Tempio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo dicendo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Se dovessi camminare una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Preghiamo. Ascolta, Signore, le preghiere della tua Chiesa per il nostro fratello Don Giovanni. La vera fede lo associò al popolo dei credenti. La tua misericordia lo unisca all'assemblea dei santi nella dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Cristo ci dice di non ricercare Don Giovanni tra i morti, nel passato, nei ricordi che pur rimangono struggenti, ma di ricercarlo in avanti, tra i viventi, con lui, con Cristo risorto presso il Padre. E ci ricorda che la sua breve ma intensa vita sacerdotale, bruscamente interrotta, ora è nella pienezza delle sue speranze, dei suoi desideri, del suo progetto. E da questa pienezza presto Cristo risorto può contemplare in eterno la sorgente del suo entusiasmo, della sua generosità, del suo ministero. E la sorgente della smisurata generosità di Dio, uno e trino che è sempre all'opera per trovare delle persone capaci di risvegliare, come è stato Don Giovanni, nei fratelli la nostalgia di questo amore da cui veniamo e verso cui siamo incamminati. Da quella pienezza con Cristo risorto può contemplare e accompagnare con le preghiere e con l'amore di prima, anzi, con amore più intenso perché ormai purificato dall'amore di Cristo, può
pregare e accompagnare i genitori, i suoi familiari, la comunità di Verdello, l'amato oratorio di Verdello, la sua comunità di origine Crusone, i suoi compagni di ordinazione del presbiterio e la chiesa bergamasca, e continuare, sia pur in altro modo, la sua dedizione alle persone che ha incontrato durante il suo cammino e alle quali ha indicato e continua ad indicare la comune meta da lui ormai raggiunta, Cristo risorto. Questa parola evangelizzatrice di Cristo non cancella la sofferenza, il dolore del distacco, non risponde a tutti gli interrogativi, però li apre alla speranza e deve suscitare in tutti noi la voglia, e mi rivolgo soprattutto a voi carissimi ragazzi, adolescenti e giovani dell'oratorio di Verdello, non fermatevi soltanto al ricordo, cercate di far crescere in voi i numerosi semi di Vangelo che avete seminato nei vostri cuori. E in tutti noi deve risvegliare la voglia di continuare a servire i fratelli con Cristo che ormai Don Giovanni contempla per tutta l'eternità. E perché questa Eucaristia sia di suffragio per lui, apra a lui la pienezza della Pasqua, e perché converte i nostri cuori al lavoro di Cristo, i fratelli, chiediamogli di purificare i nostri cuori. Siamo una cosa sola. Parola del Signore. Il senso profondo di questa nostra celebrazione lo ha dato il Vescovo Roberto, che presiede questa Eucaristia. Siamo qui a pregare. Siamo qui riuniti nella certezza che il Signore risorto è vivo, presente in mezzo a noi. Siamo qui per parlargli e per affidargli il nostro dono, per affidarglielo alle sue braccia, perché lo accompagni all'incontro atteso della sua vita. Con l'Eucaristia noi proclamiamo che questo giovane sacerdote è a tutti noi caro, che per questo giovane sacerdote sia avverata la promessa di Cristo Gesù. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me, dove sono io. Ne siamo certi. Il buon pastore che mai lo ha abbandonato si è preso cura di lui, perché il nostro dono, purificato dalle sue fragilità, viva in Dio, nel quale ha creduto e sperato. E il Dio trovi riposo perché preghi, diceva lui alla mamma, non possono riposare che in paradiso. La canzone da lui composta e musicata in terza liceo per gli amici di seconda era proprio costruita sul dialogo tra Giovanni, Andrea e Gesù. Maestro, dove abiti? Venite e vedrete dove è casa mia. In questa canzone, che anch'io per la prima volta ho ascoltato dalla sua voce oggi, grazie alla bontà dei suoi genitori, in questa canzone c'è la storia di Don Giovanni, la storia della sua vocazione. Grazie per il dono di Don Giovanni, grazie per quanto hai donato attraverso il suo ministero alla Chiesa di Bergamo, in particolare questa comunità. Offriamo a tuo figlio misericordia, e a te affidiamo il dolore dei suoi genitori, dei suoi parenti.
affidarmi il nostro smarrimento, perché tu ci aiuti a camminare nella strada da te indicata con fede, con speranza e con carità. Ti chiediamo tutto questo per Cristo nostro Signore. Corpo e sangue di Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi interamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e dice grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti, la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Maestro, dove abiti?
venite, vedrete, venite. Allora io ho cercato solamente di incontrarti nella gente, di affidare a te il mio cuore, per amarti nel gioia e nel dolore. Lo prometto, mio Signore, mi abbandono nel tuo amore. Non ti avevo mai cercato, ma tu se mi avevi già trovato. Nella mia piccola storia, fa che io canti per sempre la tua gloria. Con voi. Benediciamo il Signore. Benediciamo.